Io più che parlare di sport vorrei parlare di cambiamenti, perché è vero che io sono un maratoneta, ma più che altro vorrei focalizzare più sui cambiamenti che possono succedere nella vita. Nel mio caso io sono in carrozzina per un incidente di 20 anni fa, ma più che altro il mio messaggio è proprio questo qua, portare che la vita va sempre vissuta. Alle volte da momenti negativi che magari sembrano negativi, che dopo magari possono arrivare dei momenti più positivi possibili. Nel mio caso mi reputo fortunato quello che mi è successo, la reputo una seconda vita. E oggi sono qua per raccontare le mie fasi, magari posso dare un input a altre persone a capire, almeno il mio scopo è questo. Io vorrei dare il messaggio che non mai dare per scontato che le cose siano andate più male, perché anch'io ai primi momenti pensavo che andasse peggio di quello che è, ma poi invece, come ho detto anche prima, la vita si è girata dall'altra parte e la reputo una fortuna come quello che mi è successo. Lo so che può essere difficile per tante persone, ma vediamo di portare avanti questi messaggi. La vita va sempre vissuta in qualche situazione. Uno scopo, se uno vuole, lo trova. Lo scopo è una direzione da trovare. Possiamo cambiarla, ma dobbiamo trovarla. Io sono contento di averla trovata. Passaggi importanti, perché capita nella vita di conoscere delle persone speciali che ti colpiscono al primo istante appena le incontri, e sono conoscenze, amicizie che poi si possono portare dentro per tutta la vita. Magari non ci si rincontra per tanti anni, però il messaggio che viene lanciato con giornate come questa credo che ci faccia crescere tutti quanti. È uno stimolo continuo, ciascuno di noi ha bisogno di stimoli nel proprio lavoro, nella propria vita quotidiana, e ci sono persone capaci di dare messaggi efficaci con la propria vita, col proprio esempio. Ecco, questo è un giorno che credo ricorderemo in molti, molti ragazzi delle scuole che stamattina hanno partecipato agli incontri. Credo che si porteranno avanti per molti anni questa voglia di fare, di non arrendersi, di non piangersi addosso, ma di vedere ogni giorno come un giorno utile per costruire qualcosa per sé sicuramente, ma anche per gli altri. Quindi questo credo che sia il messaggio che ci è rimasto.